Le questioni legate alla famiglia e alla demografia saranno al centro del prossimo congresso europeo sulla famiglia organizzato dal gruppo dei conservatori e riformisti europei in Croazia. In un briefing tenutosi a Roma, il segretario generale del partito, Antonio Giordano, insieme a rappresentanti di Fratelli d'Italia, ha spiegato il focus dell'evento e perché questi temi sono centrali nell'agenda politica dei conservatori. Un tema è sicuramente il punto di vista valoriale, sul quale i conservatori hanno un'idea molto chiara, grande apertura a tutti i tipi di diritti, ma con la famiglia al centro. Poi ci sono le sfide economiche che le famiglie affrontano e quindi questo verrà ragionato con degli economisti. Poi ci sono le sfide tecnologiche, perché non dimentichiamoci che oggi uno degli elementi di crisi della famiglia è l'abbandono del dialogo a favore del social media. All'evento parteciperanno 300 delegati provenienti da tutto il mondo, tra questi rappresentanti di varie forze di destra. La missione dell'ECR è quella di rafforzare i legami tra i conservatori attorno a valori condivisi, agendo come mediatore tra i diversi partiti. Quando si parla di famiglia si riunisce tutto e quindi avremo membri del Partito Popolare, avremo membri dei Patrioti, ovviamente la maggioranza dei membri sarà del Partito Conservatore Europeo. In generale il progetto di ECR è quello di essere il centro del dialogo, quindi il punto di raccordo dove si possa parlare alla nostra destra e alla nostra sinistra e nel futuro io spero di andare ancora più a sinistra. La famiglia e la lotta alla crisi demografica che attanaglia l'Europa sono da tempo al centro dell'agenda politica di ECR e di Fratelli d'Italia. In Italia indubbiamente abbiamo dei numeri preoccupanti che devono essere posti all'attenzione e al centro dell'agenda politica del governo, cosa che in realtà il governo Meloni ha già fatto con una serie di stanziamenti.